Medicina e tecnologia, biologia e fisica sono 13 gli esperimenti di matrice italiana di cui si occuperà l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione Vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconterà uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è NanoRoS. L'idea alla base di NanoRoS è quella di riuscire a contrastare i radicali liberi grazie a un innovativo antiossidante nanotecnologico. Niente più integratori a lungo termine della dieta, ma una sostanza che può essere assunta una sola volta. La soluzione che questo esperimento spera di trovare può avere un ruolo fondamentale per le missioni di lunga durata degli astronauti, ma anche per chi sulla Terra soffre di patologie legate allo stress ossidativo, come malattie neurodegenerative e osteoporosi. Ne abbiamo parlato con Gianni Ciofani, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia e principal investigator dell'esperimento. Allora, l'esperimento NanoRoS consiste nel testare in condizioni di microgravità una nanoparticella cosiddetta antiossidante in grado di abbattere i livelli di radicali liberi e quindi di stress ossidativo all'interno dell'organismo. Questa nanoparticella è una nanoparticella ceramica, è l'ossido di cerio per l'esattezza, e ha le medesime proprietà che può avere un antiossidante naturale come può essere la vitamina C o la vitamina E, con il vantaggio di essere notevolmente più efficiente è autorigenerante, ossia non termina la propria azione dopo aver effettuato un primo passo di reazione, però è in grado di autorigenerarsi e quindi di avere questa capacità antiossidante molto prolungata nel tempo. Quindi virtualmente questa particella funziona all'infinito, o almeno fino a quando rimane all'interno della struttura biologica. E noi studieremo questa nanoparticella, gli effetti di questa nanoparticella su delle colture di cellule muscolari, perché il tessuto muscolare e i muscoli sono molto soggetti a stress ossidativo in ambiente di microgravità, nell'ambiente spaziale, sia per la ridotta forza di gravità, sia per la presenza di forte dosi di radiazioni. Quindi un astronauta è soggetto a condizioni di stress molto, molto significative ed è costretto ad assumere con la dieta un continuo apporto di antiossidanti. Quindi la nostra idea è di cercare di proporre una nuova tipologia di antiossidante, un antiossidante nanotecnologico che possa funzionare meglio e che possa essere somministrato una volta soltanto, cioè che non debba diventare un integratore a lungo termine della dieta, comunque delle abitudini dell'astronauta. Ma cosa succederà sulla Stazione Spaziale Internazionale? C'è anche una parte dell'esperimento che si svolge sulla Terra. L'esperimento vero e proprio viene effettuato solamente in orbita, solamente sulla Stazione Spaziale Internazionale. A Terra noi faremo ovviamente degli esperimenti di controllo e poi condurremo tutte quante le analisi. Perché in orbita avviene l'esperimento, al termine dell'esperimento tutto quanto la coltura cellulare verrà congelata dall'astronauta, poi i campioni ci verranno recapitati nel nostro laboratorio e quindi effettueremo le analisi. Quindi i risultati li sapremo solo una volta che tutto quanto il pacchetto dell'esperimento tornerà a Terra e quindi avremo effettuato le analisi. L'esperimento durerà 3 giorni. Al termine di questo periodo l'astronauta posizionerà l'hardware in cui è avvenuto l'esperimento biologico in congelatore e poi con calma verrà recapitato alla prima occasione utile di rientro sulla Terra. Ma quanto ci vorrà per i primi dati? Una volta che avremo di nuovo i campioni, noi siamo confidenti, ecco, nel giro di qualche mese, 3-4 mesi, di riuscire ad avere già dei dati a sufficienza per riuscire a capire che cosa ha funzionato e riuscire ad avere delle indicazioni per, ovviamente, per esperimenti futuri anche, quindi riuscire a capire se effettivamente questo agente antiossidante ha funzionato oppure no. Se l'antiossidante funzionerà, sono attese anche importanti ricadute per la salute sulla Terra. Beh, le ricadute possono essere molteplici perché lo stress ossidativo è alla base di tutta una vasta serie di patologie
che affliggono la popolazione terrestre, che possono essere patologie neurodegenerative, patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico. Quindi riuscire a elaborare una nuova soluzione nanotecnologica basata su queste strategie può avere dei grossi vantaggi non solo per la medicina spaziale, perché ovviamente un domani potremo sfruttare questa situazione per missioni di lunga durata nello spazio, però può avere delle importanti ricadute anche per quanto riguarda la medicina terrestre, quindi appunto mi riferisco a tutte quelle patologie che hanno alla loro base una sovraespressione, una sovrapproduzione di radicali liberi, di stress ossidativo. Il progetto Nanoros è finanziato e coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana. La coordinazione scientifica è dell'Istituto Italiano di Tecnologia in partnership con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, mentre l'azienda, Kaiser Italia di Livorno, fornisce l'hardware.